Benvenuto pubblico. O tu. Dipende da quanti siete di là. Io sono Mattia e sono un videomaker, uno youtuber, un disoccupato insomma. E sto scappando. Sì, sto scappando. A dire la verità, è la terza volta che scappo. La prima volta ero molto piccolo. Babbo Natale! Da quel giorno non ho più creduto a Babbo Natale. La seconda volta avevo 25 anni. Non è come credi tu. E comunque adesso non saprei come spiegartelo. Da quel giorno ho smesso di credere nell'amore. Forse. E stavolta, definitivamente, non credo più nella politica. Una fase di transizione che dura da una decina d'anni ormai, però. Le stesse persone da 30 anni, anche più. Beh, io ho 20 anni adesso, quindi. Va così male da sia a sinistra che a destra che. Ce la mette, mi sa, tanta monnezza. Questo è un frammento di un'inchiesta sulla politica che stavo girando per le elezioni di 5 anni fa. Non so ancora a chi votare, ma. Ma che lo è tanto peggio di così, se può andare. Secondo me sarebbe meglio votare una pornostar che votare. Cioè, in Belgio c'è stata, capito? La produzione che me lo aveva commissionato è fallita e non se ne è fatto più niente. Idee giovanili forse, ma le facce sono sempre quelle. C'è chi si presenta come il nuovo. In realtà è 40 anni che è nelle sezioni del partito. Non è affascinante? Non è cambiato niente! Avevo 25 anni, ora ne ho 30 e non è cambiato niente. Almeno per me. Cosa vedi nel tuo futuro? Buio! Cosa vedi nel tuo futuro? Buio. È per questo che ho deciso di scappare. Io stavo per scappare a novembre dall'Italia. Prima di partire però, finirò questo documentario. Voglio ritrovare le persone che ho intervistato 5 anni fa, farli rivedere loro stessi e sentire cosa mi dicono. Voglio capire insieme a loro se la fuga effettivamente è l'unica soluzione. Saranno loro a decidere il finale del video e l'inizio di un nuovo capitolo della mia vita. Allora, fammi un quadro generale su cosa pensi della politica, se leggi i giornali. No, non mi interessa proprio, perché è pallosa, perché sono tutti deficienti. Cosa vedi nel tuo futuro? Come lo vedi? Non so, troppo piccolo adesso per pensare al futuro. Vabbè, dai, c'ho 19 anni, non sono troppo piccolo. Beh, non lo so. Non credo che lei sia cambiata granché da 5 anni fa. E poi non mi ricordo come si chiama e ho perso la liberatoria. Lui è Michelangelo. È un regista, sceneggiatore, videomaker, ma per questa volta mi farà solo da cameraman. Ve lo presento perché non voglio fare come quei servizi finti al telegiornale, dove si vede la polizia che irrompe dai malviventi e il cameraman è già dentro la casa dei malviventi. Quindi ora lo sapete, quando io non faccio le riprese è lui. Adesso ricontatto il primo intervistato che è un mio amico e dovrebbe essere più semplice da trovare. Forse no? Forse proprio perché è mio amico è difficile da reperire. A volte fa degli orari un po' strani. È il protagonista dei Lucchetti dell'Amore. Guardatelo, è su YouTube. Intanto che contatto l'Aldo di oggi, voi vedetevi quello di ieri. Poi facciamo il confronto. La nostra Repubblica, la nostra democrazia si esprime col voto. Però non so proprio a chi affidare il mio futuro. Notizie sgradevoli, è morta la madre di Berlusconi, è morta la madre di Fini, è morta la madre di D'Alema. Questo ci dà idea di quanto è giovane la nostra classe politica. È una classe politica che non ricambia, che sta lì attaccata alla poltrona e priva di ideologie. L'abbiamo trovato. Stasera Aldo suona col suo gruppo, i Mosconi, in un locale di Viterbo. Stava facendo le prove, ecco perché non sentiva. È un po' cambiato, vero? Come vedi il tuo futuro? Io te l'ho detto, io lo sogno fuori dall'Italia. Però lo vedo qui, e non senza difficoltà. Cerco una laurea, cerco un lavoro, anche part-time, e non so dove sbattere la testa. E quello che mi preoccupa è che magari io sono una persona che adesso non ha titoli, conosco gente che ha master eccetera eccetera che è nelle mie stesse condizioni, quindi quasi quasi mi conviene non studiare, tanto faccio meno fatica e sto al punto loro.
insomma, cosa è cambiato e cosa è restato uguale da quell'intervista? Innanzitutto sono invecchiato peggio. Cambiato, fondamentalmente non è cambiato niente, credo, non è cambiato niente, o perlomeno è cambiato molto poco. Avevo citato dei personaggi che sono rimasti quelli, rimarranno quelli, e, insomma, nonostante siano passati insomma un po' di anni, 5 anni. Ma sta laurea l'ha presa o...? Oh, no, la laurea l'ho presa, okay. E solo che dopo 2 anni che ho discusso la tesi, ancora non è nemmeno arrivato in facoltà, per cui diciamo l'ho presa ma non l'ho vista. Ma il futuro lo sogni ancora all'estero? Non so perché al momento non riesco nemmeno a immaginarmi un futuro. Qui comunque vedo che ha poco da offrire, perlomeno per le mie competenze. Studio lettere e faccio un conservatorio di musica. Non credo si possa progettare niente di troppo impegnativo per una questione proprio economica, per una questione di prospettiva concreta, perché ad oggi non ce n'è. Dovrò continuare a spendere altri soldi per vedermi scavalcare da altre persone. Cameron ha finito le sigarette e vuole una birretta. L'abbiamo cominciato adesso. E già che ci sono, perché non fare 4 chiacchiere anche con Michelangelo? È un acuto osservatore con una spiccatissima sensibilità. È un grande artista. È un grande amico. Ma che dici, scappo o rimango? Scappo o rimango? Domandaccia. Non ci abbiamo la cultura di parlare l'inglese come lingua prima, il francese che non serve a niente... apposta ce lo insegnavano, quindi scappare, restare è tragica, stare è tragica. La storia che adesso ci hanno riproposto dell'unità d'Italia, l'italiano che si erge combattente, però l'italiano sciopero della benzina. Allo sciopero, la benzina, la grande partecipazione è quella di prendere la macchina e fare la fila per mettere benzina, perché dici che io so più stronzo. Sulla carta esiste sempre la democrazia, Repubblica democratica fondata sul lavoro, bellissima Repubblica democratica fondata sul lavoro, è più fonduta sul lavoro, offusa sul lavoro. Il futuro da qui ad altri 5 anni come lo vedi? La storia è ripetitiva di per sé, quindi caschiamo sempre, questo è il brutto, casca sempre sugli stessi errori. Diventa veramente quasi imbarazzante parlare di cambiamento. Da qui a 5 anni avremmo votato già altre 3 volte. La politica è una cosa seria che va fatta con serietà, abnegazione, illuminazione, come l'arte. L'arte può essere complice di un cambiamento? L'arte è l'amante del cambiamento. Leonardo è un appassionato di sport e infatti lo abbiamo beccato mentre stava registrando la puntata numero 22 di Birra e Football. Mi sono divertito perché abbiamo fatto uno scambio equo. Prima loro hanno intervistato me e poi io e il mio fido cameraman abbiamo intervistato Leonardo. È un paese vario l'Italia, c'è il contraddittorio in tutti i giorni. È questo che ti fa incazzare, ma anche ti fa dire bella l'Italia. Cioè lo sport, che è una truffa, la politica, che è una truffa, l'università, che è una piaga. Eh sì, mi interessano gli avvenimenti della politica proprio perché andando adesso sotto elezioni si cerca di capire quale possa essere lo schieramento che truffi di meno gli italiani. Tutti ladri, corrotti, mafiosi, maledetti. Dicono tutti le stesse cose all'incirca, dagli ultimi 2 anni che c'è stato il Mortadella vorrei che si cambiasse. Nel mio futuro vedo anni di precariato, spero di finire l'università a breve, si parla di 2 anni, incerto, sfumato, via, non saprei come definirlo. Qualche cosa è cambiata, via, sì. Ho trovato finalmente... il mio stilista e il mio acconciatore di fiducia, Gillette Pro Glide. Mi fa piacere che mi sono laureato e che ho trovato un po' l'indirizzo che mi piace, che è quello lì di scrivere i giornali, ecco.
sempre sportivi, quindi sempre sogno gazzette dello sport, non sia mai che si dovesse fare qualche cosa. A distanza di tutti questi anni, purtroppo i concetti che ho dato sembrano purtroppo attuali. Prima davi un po' più ragione a quello che era il tuo orientamento politico, adesso lo riesci a mettere in discussione. Per questa stagione sì, ho l'idea di su chi voterò probabilmente. Speri nel cambiamento, no? Ci spero profondamente. Ormai non si può più continuare a dire piove, governo ladro, bisogna che se piova prima l'ombrello, ecco. Io non seguo particolarmente il calcio, ma mi piace seguire i miei condomini che lo seguono. Inter, Inter, Milan, 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 merda. Cinque anni fa, le elezioni erano come una partita di calcio. C'era la fede al partito meno peggio. Fascisti, comunisti, sto cazzo. Si votava convinti che il voto non si desse al migliore, ma almeno peggio. Mortadella! Berlusconi mafioso! Silvio! Il mio partito è una merda, ma il tuo è molta più merda! Collego sto stronzo che ha nominato! Fatte processare! Oggi invece la situazione è più o meno questa. Ladri! Buffoni! Buffoni! Mafiosi! Peggio dei calciopoli! Perlomeno nel mio condominio. Anni fa anche a Viterbo si cominciava a parlare del Movimento 5 Stelle. Una sera mi ritrovai con il vecchio protagonista di questo video a riprendere una delle loro riunioni. È una cosa che ho sempre pensato di farla. Mi piacerebbe pure a me mettermi a fare il meetup, fare il grillino, fare... Però poi la faccia non ce l'ho mai messa perché non ci ho avuto mai le cuore e palle sotto per mettercele, no? Perché ti sei presa sta cosa di... Ok, vado io, inizio io, lo faccio io. Beh, innanzitutto non è nata proprio così. In sostanza ho trovato un gruppo, devo dire molto ristretto inizialmente, di persone che stavano dialogando su questioni che comunque interessano anche a me. Cominciare a scambiarsi quattro parole via internet e poi dirsi ma perché non ci vediamo, ne parliamo occhi negli occhi, che poi alla fine... È un po' quel passaggio che mi dicevi tu prima, perché non farlo, perché non metterci la faccia. E ci siamo trovati proprio con cinque perfetti sconosciuti a Piazza del Comune qui a Viterbo, una sera qualunque, sembravamo veramente chissà che complottisti pronti a organizzare che cosa, e invece alla fine eravamo persone che semplicemente erano animate da qualche cosa di veramente particolare. Comunque vada, bene, male, non mi interessa. Io ho avuto l'opportunità di conoscere gente che veramente ha un alto spessore morale. Cosa che con tutto quello che si vede in televisione, non solo, è molto rara. Per cui, niente, io sto bene così. Il vecchio intervistatore, dopo quell'intervista, è entrato a far parte del movimento. Qualcosa è cambiato. Prima intervistavi tu e adesso? Adesso sono io dall'altra parte ad essere intervistato, stranamente. Come dicevo nel video, non c'avevo il cuore, dico, prima... di metterci la faccia, adesso ci sto mettendo la faccia. È iniziato tutto da quella sera, credo. Alcuni di quei ragazzi che avete visto sono, purtroppo, sono per altre vie sono andati via e sono comunque rimasti ottimi amici, parte simpatizzanti nostri. Tu ci credi, Maurini, nel cambiamento? L'unico modo per risolvere questa situazione è la partecipazione. Io faccio parte di un movimento dove la gente dà il suo apporto su quello che sa. Non bisogna mettere un simbolo, aspettare 4 anni così e poi dire alla fine no, avete fatto male, potete aver fatto così, no. Mettersi lì e decidere insieme a te, chi mi ha dato il voto, perché tu devi decidere cosa vuoi fare del tuo posto, della tua vita. Se vieni tu, se viene lui, se veniamo noi, cioè perché lo dobbiamo cambiare noi, non lo devo cambiare io per voi. È sbagliata sta cosa, è finita più che altro, perché non funziona. Il futuro da qui a 5 anni come lo vedi? Il futuro da qui a 5 anni è duro, di lavoro. Forse ne vale la pena di aspettare. Fra 5 anni magari, se non funziona neanche il movimento, allora è giusto che ce l'andiamo, credo. Perché se non funziona neanche così... Non vedo altre soluzioni democratiche, sinceramente. Ho paura. Quello che mi fa paura della democrazia è la dittatura.
No, non sono matto, non credo. E comunque se fossi matto non me ne accorgerei, quindi non fatemene una colpa. Ce ne sono di tantissimi così oggigiorno. Comunque, di fatto nella democrazia c'è una certa componente dittatoriale, perché non possiamo scegliere se farne parte o meno. Dobbiamo, per forza, far parte di una democrazia. In questo momento io non posso dire: ehi tu Stato, mi hai stufato, riprenditi i tuoi servizi, i tuoi aiuti, le tue agevolazioni e vattene. Generalmente lo Stato se la prende a male. Non possiamo dissociarci come forma estrema di protesta. Forse è per questa piccolissima sfumatura filosofica che gira che ti rigira si finisce sempre a giocare con i fucili e i cannoni. Purtroppo. Non fraintendetemi. Lo Stato deve esistere. Solo che mi piacerebbe uno Stato che mi invogli a farne parte. Non che mi obblighi. Come gli amori che durano per sempre. Per i titoli di coda serve una musica da viaggio. Io so chi può darmela, se l'ha finita. È il citofono che fa così. Musica. Stanno facendo le prove. Meglio non disturbare. La musica di Samuele è stupenda. Tende a rimanere incollata nel cervello, un po' come quella che sto fischiettando dall'inizio del video. Il suo gruppo si chiama Samuele Kamikaze Project e spero proprio che per i titoli di coda mi regalino la loro musica. Ma come sono andate le prove? Sono andate bene. Abbiamo tirato fuori pure qualche pezzo nuovo. Che è la musica, Samuele? È uno stato d'animo, penso. È un'evasione che ti dà, ma allo stesso tempo non ti sazia mai. A me piace più esprime il mio entusiasmo che i miei dolori. Cioè, quando uno c'ha troppo entusiasmo, è come se la società ti dicesse: buono, sta buono, cioè fermati. Che cosa sta suonando adesso nell'aria? La speranza del cambiamento sta suonando. Che pensi adesso? Che succederà dopo questa elezione? Che succederà? Beh, penso che ci sarà una svolta netta, ma secondo me ancora stiamo troppo bene. Allora, ancora ci manca un po' di malessere. Ci lamentiamo di qua di là, ma alla fine non se potevamo lamentare. Cioè, no, io so tutte queste preoccupazioni. No, le preoccupazioni ci sono. Rispetto a... Però la miseria è da un'altra parte. Che consigli mi dai, che adesso sai che sto partendo? Ma io te lo appoggio. Cioè, provare, perché poi se ti senti di partire e non parti, passeranno gli anni, ripenserai sempre a quella volta, dici: ma perché non sono partito? Ti sei ricordato di quella cosa, la canzone che mi hai promesso? Ah, come no, ohia. È finita? No, ma io non finisco mai niente, è quello il bello. Mi serve quella canzone. Vabbè, cioè, dai. Quindi se è incompleta, me la dai lo stesso, parto tranquillo, finisco il video, però me la devi dare tu. Vabbè, te la do, guarda. Promesso? Te la do, basta che la tieni per te. Cioè. No, solo per me. Come direbbe Max Gazzè, una musica può fare... Può fare la differenza. Welcome, goodbye. Allora dove si va? Insieme o da soli verso questa strada buia? Welcome. E forse un po' paura. Che cosa ci sarà dietro quella curva? Prendi i soldi e scappa. Va bene andarsene, sinceramente. Ci stanno molti paesi che stanno meglio dell'Italia. Quello che non so. Non c'hai motivi per stare meglio per via. E ho in
più stretto forte al mio sorriso. Ora sei una lacrima asciutta sul mio cuscino. Ora sei tutto quello che non c'è, non c'è mai dentro. Volete sapere dove sto scappando? Allora non avete capito il problema. L'importante non è dove sto scappando, ma perché mi è venuta questa gran voglia di scappare. Cari onorevoli, leader, presidenti, premier, per quanto io e la mia generazione dovremmo continuare a vivere con questa gran voglia di scappare. Qualcosa che manca. Ed ora tu sei qua tra tutte queste sfumature che c'è. Che ci fai qui? Sono tornata ora da Milano. Saranno 5 anni. Ma lui chi è? Eh no, è lui, è Michelangelo. E poi non lo so, dipende da quanti sono di là. Prima che parto, posso farti un'intervista? Adesso? Sì. Scusami. Dove devo guardare? O a me o alla telecamera, dove ti viene? Va bene, mi viene più a te. Va bene. perché ho deciso di partire? L'estero mi ha sempre attratto, diciamo, sono molto curiosa culturalmente parlando. È stato un misto di questo e bisogno di trovare un lavoro, un'opportunità, che qui ho cercato tanto e non ho trovato. Non so perché, mi è sempre stato più facile trovare altrove piuttosto che qua. Quindi una parte del tempo ho seguito i miei studi di sociologia. Poi ho lavorato come educatrice sociale, che mi è piaciuto moltissimo. E fondamentalmente gli altri lavori sono stati un assistente, sempre in contesti dove però il tema era quello delle questioni sociali. Pure qua alla fine lavoro, non è che non lavoro, però comunque lo stipendio è molto più basso, oppure lavoro nella speranza di avere un contratto, uno stipendio, tanto più se si tratta di una persona giovane, ma sì, fa curriculum, può stare qui per un po' a gratis, poi si vedrà. 5 anni fa non ero ancora laureata, è cambiato la mia prospettiva di vedere le cose, anche perché sono cresciuta, la mia spensieratezza. Quando uno esce dall'università è molto fiducioso nel futuro. Non che ora sono diventata una leopardiana, però qualche preoccupazione, avendo 30 anni e non avendo un lavoro. Sono tornata perché innanzitutto mi era scaduto l'ennesimo contratto determinato. Io è qua che vorrei stare, poi penso che ognuno dovrebbe poter vivere e lavorare dove preferisce. Gira che ti rigira, alla fine ho visto che la mia vita per me ha un senso, la sento più piena di senso con la mia famiglia, con le persone in cui sono cresciuta e anche nel posto dove sono cresciuta, perché per me le radici sono importanti. Come lo vedi il futuro da qui a 5 anni? Difficile e... No, aspetta, ci devo pensare. No, Anita, calma, non sarà una merda. Sarà difficile, ma io speriamo che me la cavo. La fiducia non mi ha abbandonato. Ma c'è un sogno che... E quindi ora tocca a te a partire. Che spinge le mie gambe verso strade senza un nome. Il mio nome troverò verso quello che non so. Allora ci vediamo quando torni. Verso quello che non so. Verso quello che non so. Verso quello che non so. Oh, oh.
Guarda, in Italia tutto sommato si mangia bene. Si mangia tutto bene. Tutto sommato, insomma, perché cioè. Guarda che il treno è arrivato. Lo so, un attimo. È un paese bello dal punto di vista geografico. Guarda che parte! Sì, sì, un attimo. Non scappare da Vigliacco. Prova a partecipare fino a quando puoi. E poi semmai vai. Non lo so. Non lo so se vado, se resto, se voto, se non voto. Non lo so. Quello che ho capito però è che viaggiare fa bene. Tornare fa bene. Cambiare idea fa bene e essere testardi alle volte fa bene. Smettere di credere a tutto quello che passa il mondo fa bene. Ma anche tornare a credere in qualcosa ogni tanto fa bene. Penso che quello che fa veramente bene in fondo è vivere per vedere come va a finire. Rimani qui, cazzo, perché c'è da cambiarlo sto paese di merda, c'è da cambiarlo. E tutto è bene quel che finisce bene. Cora!